taglio del nastro per lo IAC 2021. Siamo a Dubai, quest'anno scelta come teatro della 72esima edizione dell'International Astronautical Congress, il più importante evento mondiale dello spazio. Tutto il mondo spaziale si è riunito qui a Dubai, soprattutto dopo l'interruzione della pandemia, per parlare, per discutere, per interagire, per fare networking sul tema spazio, che è sempre più importante per tutte le nazioni. Ai padroni di casa è spettato il compito di aprire i lavori di questa 5 giorni che raccoglierà fino a venerdì 29 ottobre il mondo aerospaziale nel futuristico World Trade Center di Dubai, che ogni anno ospita oltre 500 eventi e 3 milioni di visitatori. Dopo la cerimonia di apertura ha preso il via la fitta agenda di sessioni parallele che da sempre caratterizzano lo IAC. Ha aperto i battenti anche lo storico exhibit, con un centinaio di stand che mettono in mostra alcune delle principali eccellenze mondiali nel settore spazio e il classico tour riservato ai capi delle agenzie. Presente al taglio del nastro e alle visite ai padiglioni anche il presidente dell'ASI, Giorgio Saccoccia, che ha accolto allo stand dell'Agenzia Spaziale Italiana i principali rappresentanti delle agenzie. Numerosi anche gli incontri istituzionali in questa prima giornata dello IAC, come quelli con l'ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lehner, e la presidente della Commissione Difesa del Senato, Roberta Pinotti. Quando ci siamo visti arrivare qui da noi praticamente tutto il mondo spaziale, è stato un bel momento, perché potevo vedere, mentre raccontavo le cose con i miei occhi, l'interesse degli americani, dell'ESA, dei giapponesi. C'è una forte curiosità per quello che fa l'Italia spaziale e quello che faremo da soli e con loro in futuro. Particolarmente gremito di partecipanti è stato il panel Heads of Agencies, che ha visto un confronto tra Chris Evan dell'Agenzia Spaziale Indiana ISRO, Lisa Campbell della canadese CSA, Dimitri Rogozin di Roscosmos, Pamela Melroy della NASA, Joseph Ashbacher dell'ESA e Hiroshi Yamakawa della JAXA, mentre i numeri 1 della NASA e dell'Agenzia Spaziale Cinese, Bill Nelson e Kei Yanzhang, hanno inviato un videomessaggio. Molti temi di confronto tra le agenzie, dalla sostenibilità ambientale alle tecnologie satellitari, dai lanciatori di ultima generazione alla futura esplorazione di Luna e Marte. Avremo qualche anticipazione sui prossimi passi verso, in particolare, l'esplorazione robotica di Marte, verso l'esplorazione umana lunare e, perché no, altre idee su quello che in particolare la cooperazione internazionale che viene celebrata qui allo IAC ci farà